Siamo qua, Luca, carissimo amico, suoniamo in due band, si chiamano Solitudo e la cover band Roxy Freddy, questo nome veramente strano, un tributo a un grande italiano. Niente, adesso vi lasciamo col primo video, speriamo di interessarvi con questo argomento sul libro che parla di musicoterapia e rock, un argomento un po' nuovo per tutti quanti, ma dovrebbe stimolarvi a mandarci messaggi e quant'altro. Vi lasciamo col primo video che sono i Tool con Stinkfist. E eccoci qua di nuovo in studio. Sono arrivati due messaggi nel frattempo. Vediamo. Uno è di Davide di Trento che dice: ciao, volevo solo dirvi che se si comincia con i Tool la cosa promette bene. Ciao e buon divertimento. Si vede che abbiamo colpito, no? Insomma, no? Questo grazie, video. Grazie Davide. Grazie Davide, veramente. Questo video va a sottolineare un po' l'immagine dei reietti, cioè quelle persone un po' dimenticate, le persone strane. Ed è un po' l'argomento anche di questo libro, perché io sono un educatore, lavoro con i disabili da diversi anni. E mi è risultato automatico unire i racconti del libro, la musica, con le persone più sfortunate, ma è un termine che non mi piace usare, sinceramente. No, direi di no. Per cui questi mostri, questi androidi, queste persone che hanno qualcosa da dire, ma vivono in un mondo oscuro. Speriamo di avervi inquietato, perché il senso del rock, secondo noi, è inquietare un pochettino, ecco. Tu cosa ne pensi? Beh, direi di sì, è un lato sicuramente tangibile, reale della musica rock, quindi... perché non parlarne? Provocare anche sulla parte oscura di noi che non abbiamo voglia di vedere, ma esiste e non è per forza cattiva, ecco. Certo. Altri messaggi? È arrivato un altro messaggio dal nostro amico Klaus. Grande. Dice: grande Danilo, non vedevo l'ora di leggere il tuo libro. Se all'altezza delle doti musicali sarà senz'altro un gran libro. E poi chi meglio di te può parlare di argomenti così importanti? Ti aspetto di nuovo sul palco, saluti anche a Luca da Klaus. Allora, sfattiamo questo mito, perché visto che non ci conosce nessuno e nessuno conosce me, io ho suonato nei Brain Damage di Torino, un gruppo che saluto, tra l'altro gli auguro ogni grande fortuna, e facciamo parte, come molta gente che c'è all'interno qua di Rock TV, della vecchia guardia del metal italiano. Klaus ci conosce bene, grazie per i complimenti. E il libro, insomma, è troppo soggettivo. Chi lo leggerà dirà la sua, per adesso le recensioni sono positive. Guarda, intanto in sottofondo ci sono i nostri gruppi, un po' per propaganda. Salutiamo Davide e Paolo di Solitudo. E siamo qua. Altri messaggi? No, per il momento niente. Niente di particolare. Bene. No, sottolineavo questa cosa di prima di un libro che parla non solo di battaglie che non esistono tra mostri, ma battaglie di tutti i giorni, per cui si parla di sentimenti, si parla di disabilità, che è un problema al corrente, si parla di gruppi minori che non ce la fanno rispetto ai grandi gruppi, si parla del mondo del rock, anche quello più nascosto, quello che non ci piace vedere, quello del business. Questo è un po', insomma, quella forse è la parte oscura della musica, una cosa che non ci piace, cioè vedere sempre mischiata la musica a soldi o cose varie. Il rock riesce a esserne esente alle volte, ma non sempre, soprattutto il rock, quello un po' più alternativo, un po' più indipendente. Nel frattempo è arrivato un altro messaggio da Gabriel. Ella. Che chiede: grande Danilo, ma è vero che tu suonasti negli Extrema? No, non ho mai suonato in Extrema, salutiamo il nostro amico Tommy. Ho partecipato con fortuna alle audizioni di diversi anni fa, erano andate bene. Poi probabilmente non mi hanno scelto perché non sono così bello come il buon Paolino Crimi. Ovviamente sto scherzando, perché chi conosce gli Extrema sa che Paolo è un grandissimo batterista. Merita di essere dov'è, quindi grande onore agli Extrema. Ho avuto la fortuna di condividere queste cose e abbiamo condiviso diversi anni fa, perché siamo un po' vecchiotti anche noi, il palco insieme agli Extrema con vari altri nostri progetti. Ecco. Perfetto, adesso Luca, lanciamo il secondo video. Direi di lanciare il prossimo video, sono un video degli Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Bentornati. Ciao ragazzi, bentornati in studio. Arrivano altri messaggi, c'è un messaggio di Jorg, volevo rispondere io. Ci chiedeva che video del tour abbiamo messo. Il video è Stinkfist dell'album Anima, grande album del 96 dei Tool. Grande. Poi Andrea ci chiede se Danilo può riportarci altri esempi di letteratura legata alla musica. Ah, beh, in effetti sì, tutto parte dal fatto che il rock e il metal si sono sempre contraddistinti, anche non solo per parlare di cavolate tipo sesso, droga e rock and roll o Satana, perché veniamo sempre confusi con le bestie di Satana. Sì. Cominciamo a insegnare a qualcuno che il rock è anche fatto di grandi contenuti, per cui a me vengono in mente gli Iron Maiden, appunto, che abbiamo visto, hanno sempre citato la letteratura. Da Milton a Coleridge con le rime del vecchio marinaio e via discorrendo, ma poi se stiamo a vedere il termine heavy metal è stato coniato da Burroughs, spero che la pronuncia sia giusta,
nel suo famoso libro, un cult per una diversa generazione, che è Il Pasto Nudo, il termine heavy metal pare uscire proprio da lì, insomma, per contraddistinguere un certo genere di musica. E poi la musica è fatta di letteratura, fantasy, non solo Lovecraft, Edgar Allan Poe e Tolkien, va bene. C'è anche una certa letteratura metropolitana che ha raccontato questo. Bene. Speriamo di aver risposto. Bene, Marco ci fa i complimenti e voleva chiederci che cosa pensiamo degli storici Lip Fibre del grande Piero Pelù. Ah, incredibile, si passa da Di Paolo in Frasca. Ma niente. Un pezzo di storia del rock italiano, insomma, c'è chi piacciono e chi non piacciono, insomma. Sì. Noi siamo un po' più estremi, a dire la verità, sì. Però massimo rispetto a chi ha lanciato qualcosa di un po' diverso, un po' duro in Italia, alla grande. Bene. Altre novità? Allora, Caterina da Torino chiede: ciao Danilo, ho letto il tuo libro. Pagine intrise di emozioni e di musica. Che significato dai alla musica, quella metal in particolare? In bocca al lupo. Beh, innanzitutto il nome della mia fidanzata, quindi massimo rispetto a Caterina. Io l'ho fatto bene a leggerla. Infatti. Cosa ne penso del... Scusa, mi sono distratto dal nome. No, dice... le pagine sono intrise di emozioni e di musica e chiede che significato dà la musica, soprattutto quella metal. Beh, quella metal è una catarsi positiva, non solo negativa. Si parla di argomenti forti che abbiamo paura di vedere, questa famosa parte oscura di noi, ma che dobbiamo vederla se vogliamo affrontare delle cose. Questo è quello che penso del metal, che mi ha aiutato a vedere il mondo per com'è, senza favole. Che ne dici? Lanciamo il prossimo video, sì, Luca? Che non mi ricordo qual è, per cui... Lo lancio io, allora. Il prossimo video è un video di Metallica. Oh, bene, ne parleremo. Sì, la canzone si chiama One. Bentornati. Siamo di nuovo qua. Beh, carinissimo questo video di Metallica, il vero metallaro lo conosce, si riallaccia decisamente al titolo di questo libro, Che casino questo silenzio, perché come sapete la storia parla di questo personaggio che durante la guerra viene praticamente dilaniato da una bomba e rimane in questo letto inerme e crea l'eterna diatriba sull'eutanasia, insomma, perché questo corpo che comunica col silenzio, un po' ripreso anche il titolo del libro, Che casino questo silenzio. Per cui era veramente toccante e interessante un video di diversi anni fa, molto molto bello. Niente. Video a tema. Luca, che dici? Ma continuano ad arrivare messaggi da ragazzi. Marco di Forlì chiede dove può trovare questo libro. Oh, bene, il libro si può trovare sia nelle librerie ordinandolo che online, insomma, richiedendo Che casino questo silenzio, Danilo Saccottelli, alla Firenze Libri Maremmi Editori, insomma. Siamo un'etichetta un po' piccolina, ma la distribuzione dovrebbe arrivare anche dalle vostre parti, ecco. Beh, si può avere un contatto diretto anche con te tramite il MySpace Danilo Saccottelli, oppure il sito ufficiale www.danilosaccottelli.com, insieme ai siti dei nostri gruppi che sono Solitudo, MySpace e poi un altro che metteremo in piedi questa settimana che viene, perché della mitica cover band Roxy Freddy. Salutiamo Silvio e Ricky, che sono sicuramente a vederci, e ci vedremo presto a Tor di Valle per scommettere i cavalli. Bene. Tra l'altro arriva anche un messaggio di Dani che consiglia a tutti di leggere il libro, lei l'ha letto. Molto gentile Dani, grazie. Ritenendolo un momento di crescita interiore. Non ho questa pretesa. Quindi, insomma. Che dici, poi leggeremo con calma tutti gli altri messaggi, ne stanno arrivando tanti, vi ringraziamo, l'argomento interessa, per cui io lancerei il prossimo video, che è di un gruppo col quale siamo cresciuti, adoriamo, l'abbiamo visti a Torino ultimamente, nella nostra città, salutiamo anche Torino, la provincia soprattutto, la terra dell'erbaluce, un buonissimo vino. Per cui, insomma, lanciamo i Police. Sì, la canzone è Every Little Thing She Does Is Magic.